Grazie, grazie consigliere. Allora vorrei partire, diciamo, su alcune risposte o una competenza indiretta, comunque tento di, diciamo, entrare anche nel merito. E, per quanto riguarda il discorso appunto del verde in premessa che è stato fatto, vorrei ricordare questo, che per la prima volta abbiamo approvato le linee guida per la gestione del verde del paesaggio e stiamo approvando il percorso per la realizzazione di un piano di manutenzione del verde che garantisca anche per gli anni futuri una situazione di gestione corretta del verde. Devo anche dire che siamo dovuti intervenire in una situazione assolutamente disastrosa in termini di personale, di mezzi e anche di organizzazione del lavoro. Quindi tutto quello che noi abbiamo cercato di fare in questo periodo, nei tempi tra l'altro stabiliti dalla legge, ma correndo tantissimo, è stato quello innanzitutto di acquisire nuovi mezzi, e infatti nuovi mezzi oggi finalmente sono a disposizione dei municipi. Abbiamo agito per incrementare il personale, quindi in sostanza noi oggi ci ritroviamo con un obiettivo di incremento di personale all'interno del servizio giardini importante, che comunque prevede da subito l'assunzione di 30 giardinieri. Abbiamo rinnovato il contratto con grande fatica, nel senso di cercando delle risorse che comunque non c'erano anche nel passato, rispetto appunto a 50 manutentori del Verdi che oggi per fortuna sono stati distribuiti nella città, e stiamo mantenendo gli impegni, nonostante appunto dicevo una carenza disastrosa di personale e di mezzi che ci siamo ritrovati, e stiamo cercando di far fronte in modo molto rigoroso e molto serio appunto alla gestione del verde. Inoltre abbiamo sbloccato i 9 milioni di euro che erano appunto fermi rispetto appunto alla gestione del verde orizzontale e verticale, e adesso in questi giorni, anzi già firmati, alcuni sono già firmati, sono firmati i contratti appunto con le gare per iniziare il monitoraggio e soprattutto contemporaneamente la messa in sicurezza di 82.000 alberi, considerando appunto la complessità di Roma. A fronte di questo, rispetto appunto alla richiesta specifica di multiservizi, il mio assessorato ha valutato e ha già messo in campo, con anche l'approvazione della delibera che è avvenuta ieri, un impegno molto forte dal punto di vista economico, proprio per garantire che la manutenzione del verde orizzontale sia oggetto di multiservizi, scusate, della gara doppio oggetto che dovrà essere fatta. Quindi, diciamo, allargando tutte quelle che sono le potenzialità di lavoro nel verde, recuperando appunto, si spera attraverso appunto la gara doppio oggetto, di tutte le professionalità che oggi sono in campo. E questo è importante perché la premessa era dare un contenuto anche economico forte a un impegno politico che è un segno politico di grande attenzione al verde, quindi con impegni economici per il 2017, il 2018 e il 2019. Tutto questo sarà appunto poi oggetto della gara a doppio oggetto. Rispetto alla tematica invece specifica che è stata posta, vorrei ribadire che in relazione all'istanza, Roma Multiservizi ha operato nel rispetto delle norme contrattuali del contratto di lavoro regolanti il passaggio di appalto, cioè in sostanza si è realizzato il passaggio del personale alle identiche condizioni economiche e normative applicate appunto dall'azienda cedente. I verbali che riguardano appunto anche il passaggio a IBM, in riferimento in particolare appunto alle riunioni che si sono svolte, penso a quella del 9-6-2017, si è, diciamo, alla fine appunto concluso rispetto alla società Ideal Building Maintenance Corp, che si è già provveduta all'assunzione ordinaria attraverso UNILAV di tutto il personale che sta già operando appunto nei plessi scolastici, come indicato appunto nell'elenco che è stato inviato dalla ditta uscente Roma Multiservizio con decorrenza dall'1-6-2017, quindi garantendo quello per il quale noi ci siamo impegnati fortemente, e cioè la continuità lavorativa. In applicazione soprattutto appunto dell'articolo 64,1 del decreto legge 24 aprile 2017 numero 50, che ha stabilito che al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016-2017 in ambienti in cui siano garantiti idonei
idonee condizioni igienico-sanitarie, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e delle funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali da parte delle medesime istituzioni, prosegue con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura fino al 31 agosto 2017. Allora, in sostanza, quello che si è cercato di garantire è stata, da un lato, la continuità appunto lavorativa e salvaguardare appunto la continuità occupazionale anche nel rispetto dell'applicazione delle clausole sociali. E poi, per quanto riguarda il verde, appunto, la delibera che abbiamo in giunta approvato ieri ci consentirà di poter mettere come attività della gara a doppio oggetto importanti somme da destinare appunto a una questione centrale che le ha sollevato, che è la manutenzione in particolare del verde orizzontale. In questo senso poi naturalmente saranno applicate tutte le norme che riguardano la continuità occupazionale.